singing and dancing in the rain. Sono Alessandro Cerino, sono in parte italiano ma soprattutto napoletano. Questo che cosa vuol dire? Che secondo me ogni artista dovrebbe attingere alle proprie radici e così faccio sempre io, non volontariamente ma perché l'arte è un'espressione. In particolare sono partito come strumentista, strumenti a fiato, flauto, sassofono, clarinetto, ma ho sempre avuto la passione della scrittura, quindi oggi sono soprattutto un compositore e direttore d'orchestra. Appartengo, per avere qualche riferimento diciamo musicale, alla generazione subito successiva a quella di Tullio De Piscopo, giusto per nominare qualcuno, alla generazione forse di Pino Daniele, alla generazione successiva a quella dei compositori diciamo contemporanei come Manzoni, come Berio, e subito un attimo dopo, e per quanto riguarda il jazz, alla generazione di Franco D'Andrea, di Mario Rusca e di altri, no, forse un po' prima, ecco. La mia arte, in generale, ecco, vi sembrerà strano per un musicista citare una cosa così fiscale, che infatti odio, ma la mia partita IVA è aperta come creazioni in campo musicale, e credo che per una volta tanto il fiscalismo descriva effettivamente quello che faccio io, perché la creazione per un jazzista è anche un solo su un proprio strumento. Questo è quello che io faccio. Per quanto riguarda la formazione, sono veramente un caso un po' particolare, perché non ho una formazione accademica. I miei unici studi con un insegnante sono stati 3 anni di clarinetto, privato peraltro, perché soltanto a 18 anni ho capito che la musica non avrebbe mai potuta essere separata dal mio essere. Quindi ho studiato per 3 anni clarinetto con un insegnante privato del San Carlo, e teoria musicale. Poi tutto quello che ho imparato sulla composizione, sulla scrittura, sull'orchestrazione l'ho imparata attraverso studio, ho studiato e metabolizzato il manuale d'armonia di Schoenberg, ma soprattutto ho sperimentato. A casa mia avevo 2 piccoli registratori e quindi registravo una parte di flauto su uno. Poi azionavo questo, mentre andava la prima parte di flauto, sul secondo registratore suonavo la seconda parte e così vedevo come funzionavano 2 parti. A questo punto qui avevo 2 parti. Azionavo questo registratore e andavo sull'altro suonando la terza parte e quindi sperimentando, questo lo facevo da ragazzo quando avevo 14-15 anni, questa sperimentazione per me è sempre rimasta, quindi oltre a crearmi diciamo una cultura attraverso i testi importanti, ho sempre sperimentato, quindi diciamo io anche quando ero performer però avevo sempre qualche altro fiato o comunque degli altri strumenti per i quali scrivevo, perché mi è sempre piaciuto sperimentare. E così mi sono formato. Sono sempre grato a tutti coloro che mi hanno insegnato e sicuramente le figure molto importanti per me sono stati, beh, innanzitutto all'inizio Sandro De Piscopo, che è il cugino del più famoso Tullio, con cui mi sono formato. Lui era già più avanti di me perché lui studiava, era già al 5° di pianoforte quando io invece suonavo ancora a orecchio, quindi lui mi ha dato i primi cenni e insieme abbiamo deciso poi di trasferirci nel 1982 da Napoli a Milano, quindi lui sicuramente è stata per me una figura importante. Una volta venuto qui ho conosciuto tanti musicisti importanti e che mi hanno insegnato tanto, a cominciare da musicisti come Gian Piero Prina, il batterista, purtroppo scomparso, Ares Tavolazzi, famoso perché era anche il bassista degli Aria, Mario Rusca, Claudio Angeleri e molti altri, amici diciamo e colleghi che amavo già da prima, che ascoltavo, come anche Claudio Angeleri, pianista, ma anche Tino Tracanna, anche Gianluigi Trovesi. La figura molto molto importante per me è stata quella di Tony Scott, che come sapete è il clarinettista che suonava con Charlie Parker. Una sera venne nel locale delle scimmie nel quale io stavo suonando
prese il mio bel, io avevo tutti questi strumenti schierati sul palco come sempre quando suonavo nei club, ma anche adesso nei concerti ne sono sempre almeno 4 o 5. E quindi c'era il baritono, lui prese il baritono e cominciò a suonare. Io sapevo che era Tony Scott, che era l'unico clarinettista peraltro che voleva suonare che Charlie Parker ammetteva, no? Perché gli altri suonavano ancora nello stile swing, lui invece suonava già lo stile bop. Quindi per me Tony è stato come un padre, una figura di grande riferimento. Poi ho avuto la possibilità di registrare con tanti altri musicisti importanti, da Mitchell Foreman, Paul Bley e molti altri. Però, a proposito di chi mi ha insegnato, faccio mia, ho fatto mia la frase con cui si apre il manuale di armonia di Schoenberg, che dice: questo libro l'ho imparato dai miei allievi. Quindi tutte le persone, anche alle quali io ho insegnato, ragazzi, adulti, bambini o persone avanti in età, mi hanno sempre insegnato qualcosa. E questo è importante perché, diciamo, l'osmosi, e sicuramente per un artista, è un divenire continuamente. Infatti odio la parola perfezione perché preferisco la parola perfettibile. Il mio desiderio era quello di diventare un jazzista famoso, soltanto che poi piano 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 mi sono reso conto, verso metà della mia carriera, quindi sto parlando negli anni 80, fine anni 80, che il mio desiderio era sì suonare, perché io ho questa foga di suonare. Infatti a casa mia ci sono sempre montati o un flauto, un clarinetto o un altro strumento, cioè il pianoforte, e spesso dimentico di chiudere, perché ho questa foga di suonare. Ho un pad di batteria, e che peraltro fu il mio primo strumento, perché mio padre suonava il pianoforte amatorialmente. Quindi ho questa foga, però mi sono reso conto che poi attraverso la scrittura avrei realizzato la mia massima espressione, la mia massima realizzazione. Qual è il mio sogno? Quindi il mio sogno era poi a un certo punto di avere degli organici sempre più importanti, di lavorare nel cinema, e questo, diciamo, sono riuscito a ottenerlo. Se qualcuno è interessato può controllare la mia pagina di Internet Movie Database, di cui sono molto orgoglioso. Le contraddizioni sono, e qui veniamo anche, diciamo, a quello che sarebbe il più alto dei miei sogni. Il più alto dei miei sogni sarebbe raggiungere qualcosa con la certezza che questo qualcosa poi non verrà perso. Ecco, ogni volta che io realizzo, quando poi ho cominciato a scrivere per grossi organici, per orchestra sinfonica, colonne sonore, la mia collaborazione con la Verdi, mi sono reso conto che però non c'è un momento in cui tu dici: ah, ecco, adesso la mia posizione artistica, non parlo di fama assolutamente, che spesso non sono nemmeno, diciamo, direttamente conseguenziali, non è mai una cosa stabile. Il mio sogno sarebbe veramente poter dire: ah, adesso so di avere una stabilità. E la contraddizione è proprio questa, che a volte tu realizzi veramente qualcosa di notevolissimo, perché comunque anche oggi in Italia realizzare una colonna sonora con un budget di circa 10.000 euro solo per la colonna sonora è una cosa, diciamo, notevolissima, oltretutto per un cortometraggio, come ho fatto io per questo film, che peraltro mi ha dato due premi come miglior compositore per la colonna sonora, Quiz Jerry Adams di Michael Degani. Ecco, questo dovrebbe darti una solidità. Invece poi dopo magari questo è un qualcosa che tu hai raggiunto, e che poi dopo però non ha conseguenze. Questa è la contraddizione, diciamo. Mentre invece in altri campi tu fai l'avvocato, allora poi dopo ti apri uno studio, poi sempre più importante. Io credo che questo sia soprattutto purtroppo un problema degli italiani e di altri paesi, in cui gli artisti sono i primi a non considerarsi veramente dei professionisti. Dare la propria arte, scrivere una colonna sonora, un arrangiamento, una coreografia, regalare un quadro a titolo gratuito è sbagliato, perché farà sempre di più pensare agli altri che il nostro è un hobby, ok? I primi sono gli artisti che ritengono che sia comunque più o meno abbastanza etico regalare la propria arte, invece non lo è del tutto sbagliato. Quindi prima gli artisti, e ripeto, i ballerini, i musicisti, i compositori, i coreografi devono essere i primi a considerare la propria arte, e la propria arte è un lavoro a tutti gli effetti. Quindi nel momento in cui si regalano anche degli scritti, anche per gli scrittori, musiche, scritti, coreografie gratuitamente, si alimenta questa convinzione
che in Italia c'è, che l'arte non sia una vera professione. Tant'è vero che questa cosa è stata dimostrata dai bonus, sono stati dati bonus per tutti, ma noi come artisti, io che l'anno prossimo ho 40 anni di carriera e che ho realizzato oltre 70 registrazioni in CD, vinile, alcune in DVD, film di mie colonne sonore. Ho avuto tipo un mezzo bonus. Beh, intanto diciamo che forse è un po' sproporzionato il fatto che adesso non sono sicurissimo perché lo avevo letto su una rivista un po' di tempo fa, che circa mi pare l'87%, ma potrebbe essere quasi il 90% di tutto quello che la cultura destina alla musica vada alla Scala. Tutti gli altri enti lirici, festival di musica classica, di jazz, di musica contemporanea, di pop, di rock, si spartisca il rimanente 10-12%. Ok, dovete sapere che nessun ente lirico, nessun teatro si mantiene sullo sbigliettamento, ma su quello che viene erogato appunto dalla cultura, quindi in pratica dalle vostre, dalle nostre tasse. Quindi cosa cambierei? Darei più possibilità agli altri artisti di esprimersi, a chi vuole creare un proprio progetto, un proprio lavoro, un'opera lirica, un disco, un musical, uno spettacolo, dare più possibilità a loro, però che cosa dovrebbe esserci prima? Ci dovrebbe essere messo lì a decidere qualcuno che ne capisca. Perché allora mi vengono presentati 100 progetti, io devo capire questo progetto qui, insomma, questo qui non mi sembra tanto va. Ah, questo è bello, questo forse è un po' sperimentale, però magari va incoraggiato perché è qualcuno che ha qualcosa da dire. Questo bisognerebbe fare. Questo però prima non succedeva, perché comunque voglio dire, in un paese con una tradizione musicale come la nostra, dei musicisti di musica contemporanea come appunto Manzoni, Berio, Sciarrino, e premetto che io naturalmente ho grande stima di questi compositori, però non sono un grandissimo fan della musica contemporanea, nel senso che ci sono degli altri tipi di musica che mi danno più emozione, come la musica da film, come il jazz, come determinata musica classica, anche contemporanea, ma non quella che viene etichettata contemporanea. Quando nel 2011 io ho realizzato musicalmente il progetto del conservatorio con i ragazzi Rom, era questa signora, la signora Marisa Baldoni, che aveva dato, come c'è anche nel, quindi è ufficiale quello che dico, nel documentario che fu creato sui ragazzi rom, intitolato Che Hora È?, giocando sul gioco di parole della Hora, che è una danza dei ragazzi rom, lei dette questi primi 10.000 euro come persona singola, e poi piano piano sono arrivate altre istituzioni. L'ultimo mio lavoro, che è andato in CD, DVD e digital copy, c'era molte volte il Natale, dove io ho diretto per il loro decennale 92 ragazzi dell'Orchestra Giovanile della Verdi. Quello ci è stato dato invece da Lida Carcano, che è invece di questa società Valori Asset Management. Quindi diciamo i privati sono molto importanti, perché poi dopo alla fine sono loro che capiscono l'importanza di avere un ritorno anche umano, perché poi dopo io ho visto questi qui venire ai concerti, vedere i ragazzi che suonano, commuoversi e ringraziare me, ma dovevano ringraziare soprattutto i ragazzi per aver dato loro un'emozione che, parliamoci francamente, voglio usare anche proprio un linguaggio molto molto semplice. Quando tu c'hai tutto, no? Quando tu hai un mare di soldi, allora quando hai già la villa, lo yacht, le vacanze nei posti più belli, diciamo, alla fine cos'altro ti può dare qualcosa in più? Semplicemente vedere dei ragazzi, dei bambini che suonano insieme, questa cosa ti tocca il cuore, questo non apprezzo. Quindi diciamo delle cifre che a una persona normale come 10, 20, 30 mila euro sembrano delle cifre molto alte, per loro sono ben poco, ma in compenso c'è un grandissimo ritorno emotivo, e non voglio parlare del ritorno delle tasse, che comunque, ecco, qui bisogna dire che l'unica cosa che il governo, diciamo, ha fatto una buona scelta nel momento in cui ha dato la possibilità, non so se sia ancora così, ma fino a qualche anno fa c'era la possibilità di recuperare ben l'80%, quindi io ti do 10.000 euro per per un progetto artistico che ritengo valido, ne scarico
l'80%, quindi è come se ti avessi dato soltanto 2.000 euro. Ecco, questa è una bella legge, secondo me dovrebbe essere ancora migliorata per incoraggiare. Quindi sì, le donazioni private sono importantissime. Io mi sono reso conto che la maggior parte del mercato italiano, purtroppo, rischia pochissimo. Guarda, adesso ti sembra molto strano, perché chi mi conosce sa che io non ho più, non possiedo un apparecchio televisivo dal 1995, perché dopo aver fatto la televisione ne sono rimasto talmente disgustato che non ho più voluto averla in casa. Io ho solo un monitor dove attacco i miei tre lettori Blu-ray e guardo i film, una collezione di circa 5.500 film. Quindi sembrerà strano quello che io ti dico, ma quando io ho fatto televisione, ecco, per esempio, mi aveva colpito alcune cose. Chi si ricorda del mio periodo televisivo, fine anni 80-90, ricorderà che comunque, fra altre cose, ho fatto queste trasmissioni, Elisabetta Gardini, Raffaella Carrà, Johnny Dorelli. Ecco, e mi ricordo che quando feci questa trasmissione Fantastico, legammo molto noi tre giovani ragazzi, che erano Leonardo Pieraccioni, che poi è diventato regista conosciuto, e Raul Cremona. Ecco, io ricordo che Raul Cremona è un ragazzo simpaticissimo. Lui portò quattro, ognuno di noi presentava le varie cose, quindi io presentavo un pezzo col clarinetto basso, un pezzo che suonavo con l'elettronica, un pezzo così. E per esempio Raul presentò quattro personaggi. Uno di questi personaggi era un mago, diciamo, un po' pasticcione e molto volgare, no? Un caffone. E mi ricordo gli autori della Rai, uno di questi autori, peraltro, è quello lì che poi dopo è Federico Moccia, che proprio tutto aveva, fuorché un occhio lungo, come ha fatto quello a diventare uno scrittore famoso. Rimane un mistero assoluto. Comunque lui disse, mi ricordo che disse, no, questa cosa non va assolutamente bene per la televisione perché è volgare. Se c'è una cosa che ha dato notorietà a Raul è questo tipo di mago. Poi lui ha fatto anche altre cose. Dopo, quando poi in altri contesti questa cosa qui è diventata, diciamo, gli ha dato questa celebrità, allora poi dopo lo hanno chiamato a fare questa cosa in televisione, ma quando la cosa era già stata rodata da altri. E la stessa cosa l'avevo visto con un certo Rezza, molto molto creativo, che faceva queste cose qui, aveva un lenzuolo con dei buchi, lui andava in un buco e faceva una faccia come di una vecchina, poi andava in un'altra parte e parlava. Questa cosa qui fu vista in un'altra trasmissione di Elisabetta Gardini, eccetera, e fu giudicata anche questa una cosa assolutamente non adatta per la televisione. Quando poi dopo lui è diventato famoso proprio per questa cosa che non aveva fatto nessuno, allora poi dopo l'hanno richiamato. Tutto questo per dire che cosa? Che comunque purtroppo in Italia si ha sempre paura di qualcosa di nuovo. Quindi il musical è meglio fare quello che già ha avuto successo in America, tradotto in italiano, peraltro una cosa orribile, tradurre i film e i musical in particolar modo in italiano è una cosa veramente orribile, perché si toglie tutta quella che è la musicalità, la personalità. Ma come fate a dire comunque che Meryl Streep è una grande attrice quando non avete mai sentito quali sono i toni della sua voce, le espressioni, la musicalità del suo recitare? E quindi praticamente purtroppo in Italia ci sarà sempre questo problema, secondo me sarà sempre difficile trovare qualcuno che investa in un'idea italiana, su un tema italiano. In Italia ci sono tanti bei temi, no? I ragazzi, i bambini, i problemi sulla droga, piuttosto che anche altre cose, il desiderio di realizzarsi attraverso magari l'arte. E quindi secondo me sì, è un problema perché c'è questa paura di rischiare. Quindi ritengo che non solo questo sia fattibile, per cui, ma ritengo che avrebbe uno stimolo particolare non solo per gli italiani, ma anche al di fuori dell'Italia. Che poi alla fine, scusate, ricordiamoci una cosa: ma voi lo sapete quali sono gli elementi all'estero che maggiormente sono conosciuti dell'Italia? Gli elementi sono, ma non da ora, dai secoli passati, sono due: la cucina e la musica. Se voi andate a Shanghai, a Hong Kong, in Corea, in Australia, ci sono alcuni termini che rimangono uguali. Io l'ho scoperto nelle mie tournée all'estero, non lo sapevo nemmeno io. Quindi, oltre ai termini bravo, bravissimo, piano, forte, fortissimo, maestro, crescendo, diminuendo, che sono dei termini intraducibili, ci sono i termini della cucina. Quindi, se voi andate anche a Hong Kong e dite gnocchi, lasagna,
tirami su al dente, i giapponesi lo pronunciano ardende, ardende, non sanno che cosa significa. Anche noi abbiamo la nostra tradizione. Allora, se noi diciamo, quindi non è che dico di fare adesso dobbiamo fare il musical sulla pasta e patate, no, però voglio dire, è solo un esempio per spiegare che comunque portando i nostri temi, secondo me non solo interessano particolarmente coloro che li vivono, quindi qui in Italia, ma è una cosa da esportare, così come si esporta qualche cosa che abbiamo soltanto noi, abbiamo creato noi il linguaggio musicale e il linguaggio culinario, magari quello sui vini e su qualche altra cosa. Quindi ritengo che sì, non solo bisognerebbe anzi prendere questa strada e così richiamare alle nostre ritornare alle nostre origini. Adesso che cosa ho detto alla prima domanda? Non sapevo che sarei arrivato a questo punto, ma inconsciamente, quando mi è stato chiesto chi io sia, ho detto sono una persona che comunque attinge alle proprie origini. Ecco, facciamolo anche con le origini dell'Italia.